Maldini e Massara esonerati? Ma sei serio, caro il nostro Gerry Calà? Cioè, dopo tutto il lavoro che hanno fatto in tutti questi anni? Che, a parte la cagata di prendere Giampaolo, poi siamo tornati in Europa League, un secondo posto, un primo posto e una semifinale di Champions League? Tu li esoneri solo perché non ti va bene che Maldini sta chiudendo degli affari con dei bei giocatori? Con dei bei giocatori. Ma sei serio? Avevamo quasi 5 giocatori pronti. Kamada, Loftus-Cheek, Arnautovic, forse anche Milinkovic-Savic, 4 giocatori. Ma sei serio davvero? Oggi doveva esserci l'incontro definitivo con l'agente di Loftus-Cheek. Kamada domani era a Milano. Ma per quale motivo? Hai soltanto dimostrato che tieni più ai soldi che alla società. È inutile che adesso la Gazzetta faccia uscire la notizia che Maldini e Massara non verranno sostituiti perché ci vuoi pensare tu al mercato e Furlani. Perché io voglio vedere quanto ci tieni. Perché il Milan in questi anni si è leccato i baffi con Maldini e Massara. E l'hai visto anche tu stesso. Abbiamo azzeccato comunque gli acquisti negli ultimi 2 o 3 anni. Cioè Leao, che comunque siamo riusciti a farlo rinnovare. Tonali, che comunque sta diventando uno dei centrocampisti più forti che abbiamo in Italia, insieme a Barella. Siamo riusciti a portare Giroud. Cioè, cosa dobbiamo fare? Tomori chi l'ha preso? Theo Hernandez chi l'ha voluto? Ma cosa cazzo stai combinando? Ma perché bisogna rovinare una società così? Che abbiamo un bel gruppo solido. Tanti soldi adesso da poter comunque investire volendo. Ma per quale motivo? Ma perché ci devi fare incazzare? Dobbiamo passare altri 6 o 7 anni di Milan da quinto, sesto, settimo posto a fatica? No, così non ci stiamo. La curva deve assolutamente prendere una posizione, ragazzi. La curva deve assolutamente prendere una posizione, farsi sentire e dire la propria, perché così non va bene. Ormai è arrivata quasi l'ufficialità. Io mi auguro soltanto che quella notizia lì, che ci pensi tu al mercato, sia vera. Però ci devi pensare al mercato, non gente di 20 anni sconosciuta, così a caso, tanto per avere dei giocatori in rosa. Perché veramente se la curva sud si incazza, guarda che sono veramente uccelli senza zuccheri per te. Lo sai benissimo. Perché dopo un lavoro del genere che hanno fatto in tutti questi anni, Maldini e Massara, te non puoi uscirtene perché te non sei d'accordo. Perché fammi capire, te vuoi top player e non vuoi spendere i soldi? Come funziona? Neanche per gli stipendi. Avevamo Dybala a zero, costava troppo. Ma stiamo scherzando? Solo perché ti ha preso De Ketelaere a 37 milioni, va bene. Potrebbero essere anche buttati, ma comunque ancora un anno ce lo possiamo far avere. Possiamo darcelo ancora. Per far sì che migliori, visto che ieri comunque gli ultimi 10 minuti ha avuto degli strappi che veramente poteva essere di buon auspicio per l'anno prossimo. No, tu cacci via due dei migliori dirigenti che abbiamo in questo, cioè che ci sono in questo momento. Che ripeto, ci ha regalato l'Europa dopo anni, un secondo posto, uno scudetto e una semifinale di Champions League fra le prime quattro d'Europa. E comunque il quarto posto ancora quest'anno. Per il terzo anno di fila siamo in Champions. Per il terzo anno di fila abbiamo di nuovo fatto un bel gruzzoletto di soldi. No, tu hai deciso di esonerarli perché non sei d'accordo con la loro idea di mercato. Bravo Jerry. Bravo Jerry Calà. Complimenti. Ora vedi di fare un bel lavoro perché veramente, guarda che la Sud non perdona, eh. La Sud veramente non perdona. Stai attento. Boh. Bacio a tutti dall'angolo dell'osso nero.